Hi, Greedy Angel, su Pet. Nuovo video su Dragon Ball. Finora abbiamo trattato molti personaggi della serie, importanti e non, e molta polpa è stata ormai smembrata e sviscerata. Me lo sento, è ora ed è il momento di interpellare personaggi cromaticamente scarlatti come appunto Mr. Popo, un personaggio cardine e molto teatrale, presente sin dalla prima serie. Protettore del dio della terra e razza unica nel suo genere. Si hanno veramente poche informazioni su di lui e con questo video potrete conoscere tutti i segreti, curiosità e retroscena su questo maggiordomo ritardato e autistico di nome appunto Popo. Cazzo, Popo! L'immigrato sbarcato nelle Lampedusa di Dragon Ball. Cioè, Popo esiste da prima di Gucci Boy. Popo è da una vita che non paga affitto. Ed è da una vita che vuole wifi e anche stipendio. Ed è anche da una vita che non paga affitto. E quindi 20 cose che non sai su Mr. Popo. Qui è l'aria rarefatta. Voi umani non ci siete abituati e purtroppo vi manca subito gli occhi e il supremo. Devi imparare a risparmiare le energie, a muoverti consumando l'ossigeno. Devi imparare a risparmiare l'ossigeno e a respirare lentamente il supremo l'ossigeno. Figurati, devi raggiungere la serenità interiore conservando la velocità del supremo. Ti insegno io, prova a liberare l'ossigeno. E questo non è liberare l'ossigeno. Solo così potrai muoverti più veloce degli occhi e dell'ossigeno. Tu ti ostini a osservare l'ossigeno. Le cose usando solo gli occhi e non riesci a vedere l'ossigeno, percepire l'ossigeno. Questo è il segreto del supremo. Vedi, è stato l'ossigeno a insegnarmi come fare. Ed è merito suo se sono diventato supremo. Mr. Popo appartiene alla razza dei geni. Sì, tipo il genio della lampada. E in tutta la serie finora ne è l'unico membro conosciuto. Popo parla ben tre lingue: il namecciano, insegnatogli dal supremo, l'italiano e il geniese. E ovviamente tutti i doppiaggi, vabbè dai, per l'italiano ci siamo capiti. Mr. Popo è immortale e ha più di 1000 anni di vita, perché il suo compito è quello di proteggere i vari supremi, che invece schiattano. È l'abitante più vecchio della terra. Mr. Popo possiede moltissime qualità. È un abile e preciso lottatore e possiede un'intelligenza sopraffina. Una delle sue più grandi imprese è quella di essere riuscito a radunare le sfere del drago in un solo giorno, ovviamente senza radar. Popo non possiede il naso. Questo è un requisito fondamentale per un guardiano, che altrimenti dovrebbe sorbirsi tutti gli orrori olfattivi dei suoi vari padroni. Avete presente l'ultima volta che il supremo si è fatto una doccia? Ecco, neanche lui. Mi sa che qualcuno cerca... Popo possiede l'abilità molto unica nella serie, che è quella di riuscire a risucchiare gli attacchi nemici. E immaginate che devastante può essere se risucchiasse l'attacco migliore, ad esempio di Jiren il Grigio o del Gran Sacerdote Daishin Khan. Cioè, oppure se Zeno si facesse scoppiare tutto l'universo e Popo immagazzinasse. Cioè, devastante il popone, ragazzi, devastante. Mr. Popo non può licenziarsi dal suo incarico, se non al massimo assentarsi per un breve periodo. Questo è frutto di vecchi contratti stipulati in anni in cui non esistevano ancora sindacati e diritti dei lavoratori. L'unico modo per uccidere Mr. Popo è con attacchi magici, tipo Genkidame gigantesche, oppure distruzioni totali del pianeta o l'attacco che ha fatto Majin Buu. Insomma, dovete far scioppare tutto. In Dragon Ball Kai a Mr. Popo fu censurato il colore e da negriero che era è diventato blu. Per di più gli è stata pure ridotta la dimensione delle labbra, e tutto questo perché Dragon Ball ai tempi fu additato come parodia razzista, dal momento che negli anni 50-60, quando fu creato lo stereotipo del negrone stupido con i labbroni. E quindi loro con il remake hanno detto: aspetta che tamponiamo qualche ferita e facciamo che Popo, cioè facciamo finta che non sia mai stato nero. Popo è nero, cioè Popo è quello, e Popo non è fatto, è fatto e fatto. Però Toriyama e soci furbi hanno detto: non l'abbiamo fatto blu perché i geni sono blu. Si sto cazzo, se vi siete cagati in braghe perché l'avete fatto nero la prima volta, cazzarola. Il disegno iniziale di Mr. Popo era enormemente diverso da quello finale. Sembrava un graboid con le squame inizialmente, cioè una lucertola spastica con la cresta. Popo è stato il maestro di Goku, Yamcha, Tenshin, Jaozi, Krillin e Shirobai. Le abilità magiche di Popo sono Magic Materialism, che consiste nell'evocare dal nulla un tappeto arrotolato che, srotolato, invece di finire a terra si apre a mezz'aria e diventa il suo magico tappeto volante, e Instantaneous Movement, che a differenza
mezzo del teletrasporto può trasportarsi istantaneamente verso la locazione che desidera sulla Terra senza bisogno di una fonte d'energia per raggiungerla. Nella descrizione delle carte della Bandai, Popo viene erroneamente indicato come un umano. Ad oggi questo è il cosplay più preciso ed accurato che sia mai stato fatto su Mr. Popo. Il suo livello di potenza non è che sia molto preciso, perché l'abbiamo visto allenare Goku bambino e superarlo, ma poi anche Goten e Trunks Super Saiyan, e quindi tenergli testa anche a loro. Si ipotizza quindi che il suo livello si adatti a quello del suo sfidante, quindi se si attacca da dire con chi telea, è facile che sia la volta buona che qualcuno metta a tacere quel ratto di merda. Voci di corridoio dicono che Mr. Popo possegga questa trasformazione chiamata Ultimate Mr. Popo oppure Mr. Popo Ultra Instinct, dove ovviamente è magro e con gli occhi azzurri. No, scherzo, gli occhi rimangono del colore degli occhiali di Malgioglio, cioè nero tabaccone. Anche se Mr. Popo è mega staccanovista e devoto al lavoro, possiede una moglie e si chiama Jinx. Ed è il Pokémon numero... Boh, adesso controllo il Pokédex. Mr. Popo è l'unico in grado di aggiustare il Drago Sharon grazie alla sua colla speciale a base di estratti di eucalipto e salsa tartara. Il tappeto di Popo funziona un po' come la nuvola Speedy, ma senza i discorsi del cazzo di essere puri di cuore e altre cazzate. Infatti ci carica quella pompinara di Bulma. Il doppiatore italiano di Popo si chiama Flavio Arras, che a dire il vero non ha doppiato tantissime cose in vita sua, ma la cosa sconcertante è che lui è la voce originale del Pokédex dei Pokémon, cioè no banane ragazzi, l'originale Pokédex Tangela livello 32. Come dice il Pokédex? In fase di addestramento, un Pokémon normalmente sta dentro la sua sfera Pokémon. Però ci sono eccezioni, alcuni Pokémon detestano stare rinchiusi. Nonostante il suo alto livello di potere, che diciamoci la verità, Popo potrebbe anche sconfiggere Bergamo senza problemi, non può lasciare il suo posto nel Tempio del Supremo e quindi non è mai stato visto aiutare i nostri eroi contro i nemici. Bella scusa dal cazzo per starsene fuori, eh? Nani? Omae wa mou shindeiru. Il Supremo è l'unico amico di Popo e così quando si unisce a Junior lui piange dal dispiacere per aver perso un amico. E sapete cosa vi dico? Gico Trico mi ha chiesto di fare auguri a Carlo. Carlo, auguri a Carlo. Carlo, Carlo, Carlo. Gli hobby preferiti di Popo sono la botanica e il tennis. Tu ti ostini a osservare l'ossigeno, le cose usando solo gli occhi, e non riesci a vedere l'ossigeno, percepire l'ossigeno. Io sono Giorgio Cappello di Paglia e voi avete visto dal mio punto di vista. Mettete mi piace se vi è piaciuto il video per supportare la mia attività. Iscrivetevi al canale ancora di più per supportare la mia attività e vedere quando pubblico i video. Raggiungetemi su Facebook per cazzate giornaliere e su Instagram per vedere tutti i cazzi miei, io che faccio serate, io che esco con tipi, tipe, amici, il disastro, risse in giro, anche quelle, ci saranno anche le risse. E mi raccomando, mi piace, iscrivetevi al canale, Facebook e Instagram. Insomma, vi ho detto tutto e come sempre, Oklahoma, è il prossimo. Oklahoma, è il prossimo. Attenzione, è entrato un disturbo, l'output è sospeso. Oklahoma, è il prossimo.